quando parliamo di possessioni demoniache dobbiamo tenere in considerazione che vi sono tre gradi. Nel primo grado il demonio penetra nella psiche dell'essere umano, prendendo il controllo del suo corpo e della sua mente. Resta nascosto e provoca reazioni avverse al sacro, instilla sentimenti di disperazione e depressione nel posseduto. Nel caso di possessione di secondo grado, il demonio si manifesta in modo più evidente. Il posseduto, infatti, mostra alterazioni della voce, è in grado di parlare lingue antiche, come il latino, greco ed aramaico, e se viene benedetto con l'acqua santa, sul suo corpo si creano piaghe ed ulcere. Nella possessione di terzo grado, il demonio è in grado di alterare anche i tratti somatici del posseduto. L'odore del corpo diventa insopportabile e la sua temperatura varia rapidamente. Si verificano anche fenomeni di lievitazione e pirocinesi. Il demonio può nuocere a chi sta intorno ed è talmente radicato nel corpo del posseduto da rendere difficile, se non impossibile, l'esorcismo. In tutti e tre gli stadi l'avversione al sacro è estrema e utilizzando acqua benedetta, oltre alle piaghe, il corpo si contorcerà. Il demonio bestemmierà e insulterà sia l'oggetto sacro che l'esorcista. Uno dei casi più efferati di possessione demoniaca è quello di Clara Germania Sale. Clara strinse un patto con il diavolo e questo causò la sua possessione demoniaca. La ragazza raccontò del patto al suo confessore, ma non disse mai che cosa voleva in cambio. La ragazza venne abbandonata da bambina e venne accudita dalle suore all'interno delle mura del convento di San Michel, e fu proprio qui che mostrò i primi segni della possessione. Era in grado di parlare polacco, tedesco e altre lingue antiche. Era inoltre in grado di svelare i più intimi segreti delle persone che la circondavano e anche di quelle che non aveva mai incontrato. Col passare del tempo si manifestò l'avversione al sacro e la ragazza diventava sempre più aggressiva e sempre più fuori controllo. Possedeva una forza fisica straordinaria. Le suore che vivevano con lei raccontavano di urla animalesche sconosciute. A volte sembra che un branco di bestie selvagge diretto da Satana abbia formato un coro infernale, dicevano le suore. Durante l'esorcismo la ragazza si sollevò ad 1,5 metri da terra, sia in verticale che in orizzontale. All'esorcismo assistettero circa 100 di religiosi che, di fronte alla levitazione, furono pervasi da una sensazione di puro terrore. Il primo tentativo di esorcismo sembrò addirittura accelerare quella che sembrava la trasformazione di Clara in una bestia, e il giorno seguente cominciò a sbavare, a ringhiare e ad emettere dei versi spaventosi. Per 2 giorni la ragazza venne tenuta legata al letto con corde da buoi e cosparsa costantemente di acqua santa, croci e simboli religiosi, finché sembrò tornare in sé e, spaventata, chiese il motivo della sua presenza in quel luogo. Si sa poco di cosa successe dopo, ma sembra che il rituale finalmente la liberò dal demonio che la possedeva, lasciandola libera di vivere la sua vita. E voi che cosa pensate che potesse aver chiesto la ragazza al demonio? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui miei video. Ciao!